Buongiorno a tutti e benvenuti all'assessore Info Risponde. Ecco, quest'oggi sono qui proprio per rispondere ad alcune delle vostre domande che già vedo sono molte, sono arrivate tante sul posto in cui annunciava questo incontro di oggi. Ecco, vedo che una delle domande più frequenti è proprio quella legata al prolungamento della metro, in particolar modo della linea B1, cioè quella che dovrebbe poi prolungare questa linea della metropolitana dalla stazione di Ionio fino a via Buforotta, Porto di Roma. Ecco, su questo devo dire che l'attività sta andando avanti e quello che vogliamo fare è un sistema a fune su rotaia, quindi diciamo una metro leggera che sia quindi più funzionale ai tempi di realizzazione, cioè vogliamo quindi progettarla e cercare di realizzarla entro il più breve termine possibile. Ed è un sistema quindi che prevedrà 7 nuove fermate e che saranno veramente funzionali allo spostamento di quel quadrante. È un intervento molto importante, i nostri tecnici sono già al lavoro anche con i municipi proprio per andare a verificare le aree in cui dovrà essere collegata questo sistema a fune, su rotaia, lo ripeto, diverso dalla funivia. Quindi anche su questo stiamo andando avanti prontamente, le attività progettuali quindi proseguono e voglio ricordare che questo intervento, quindi il prolungamento della linea B1, è uno dei punti fermi, dei punti invarianti che saranno inseriti nel PUNS, il piano urbano della mobilità sostenibile sul quale stiamo lavorando e che contiamo di avere quindi pronto nel prossimo anno. Un'altra domanda che vedo sempre e su cui c'è grande giustamente curiosità è quella che riguarda il ferro, l'altra modalità di trasporto su ferro, vale a dire il trasporto tranviario. Su questo posso darvi una buona notizia. Siamo andati molto avanti con tutte le attività progettuali e posso dirvi che il tram che collegherà Piazza Vittorio al largo Corrado Ricci, quindi alla fine di via Cavour, all'inizio praticamente di via dei Fori Imperiali, è pronto il progetto definitivo. Quindi in questi mesi si è lavorato per poter cercare di identificare bene il percorso e tutte le specifiche tecniche di questa nuova infrastruttura e abbiamo ora un progetto definitivo. Quindi questo cosa significa? Che il prossimo anno partirà a inizio del prossimo anno la conferenza dei servizi, che è lo step successivo che serve per avere i pareri da parte di tutte le autorità che sono interessate, insomma, a dare il proprio parere appunto su questo progetto per poi proseguire con un progetto esecutivo e la gara per questo tram. Insomma, siamo confidenti che i tempi di messa a gara anche di questo tram possa essere compressi e quindi che questa opera poi possa essere completamente realizzata, speriamo, insomma, nell'ambito nell'arco di un paio di anni, ecco. Tra l'altro, oltre a questo, stanno proseguendo anche tutte le attività progettuali sul PUMS e a proposito di PUMS, vi ricordo che è ancora aperta la consultazione. Più volte l'abbiamo detto, abbiamo un portale sul PUMS in cui tutti i cittadini possono iscriversi e possono andare a proporre le proprie idee, i propri progetti su tutta la città. Quindi che sia una corsia ciclabile, che sia una pista ciclabile, che sia un nuovo tram, che sia anche un percorso pedonale. Il portale del PUMS consente tutto questo. Devo dire che le iniziative, i progetti proposti dalla cittadinanza sono stati veramente tanti, l'entusiasmo in questo senso è stato veramente tanto. Quindi vi ricordo che abbiamo ancora un mese residuo, circa un mese e 10 giorni per poter far sì che tutti voi possiate ancora contribuire. Quindi colgo anche l'occasione di ringraziarvi per questo processo partecipativo, sono sicura quindi che questo piano riuscirà veramente bene. Passiamo ora a un'altra domanda. Rieccoci, scusate, c'è stato un intervento diciamo poco atteso da parte del collegamento internet. Siamo di nuovo assieme. Vi parlavo degli autobus, quindi vi ho detto che molti di voi mi chiedono appunto come mai questi mezzi di ATAC sono spesso rotti, insomma cosa succede, cosa avete in mente di fare per la flotta bus. L'informazione che vi do è che in giro di un anno e mezzo siamo riusciti a mettere su strada circa 205, sono come dire, una quota limitata, ma sono importanti perché questi 15 autobus acquistati da questa amministrazione, recuperando i fondi del Giubileo, sono anche serviti per andare a servire le linee più periferiche, quindi per dare un servizio migliore su quelle tratte della città in cui la domanda è un pochino più debole. Per il 2018 abbiamo in programma di acquistare sicuramente altri nuovi autobus, ci sono delle fonti di finanziamento sia europee sia anche fonti di finanziamento legate alle risorse messe a disposizione del Ministero. Quindi siamo in attesa di una gara nazionale a cui parteciperemo quindi per acquisire questi nuovi autobus.
Posso dirvi che anche in questo senso stiamo avendo delle interlocuzioni con il Ministero dei Trasporti, quindi che stanno portando a una serie di collaborazioni su progetti e su iniziative che non riguardano soltanto gli autobus, ma insomma tutta una serie di attività sui trasporti in generale. Passiamo ora a un'altra domanda. Scrive Domenico Carusillo, mi dice, cominciamo a essere tanti utenti con i veicoli elettrici. E abbiamo bisogno di ricaricare, soprattutto al centro. Le colonnine sono ancora troppo poche e obsolete e a volte le soste, le zone di sosta, insomma, sono occupate anche da altre auto. Cosa state facendo per la mobilità elettrica? Su questo l'ho già annunciato, abbiamo approvato in giunta un nuovo, anzi il primo piano capitolino della mobilità elettrica. È un piano che definisce quali sono gli obiettivi in termini di lancio della mobilità elettrica di questa città. In un piano poi che prevedrà anche delle modalità innovative su come gestire la mobilità elettrica qui in città. Accanto a questo piano abbiamo anche approvato un regolamento. Questo regolamento prevede finalmente un quadro di regole certo, cosa che qui a Roma non c'è mai stata, sulla possibilità per gli operatori privati di venire a investire e quindi a installare nuove colonnine. Il nostro obiettivo è arrivare almeno 700 colonnine entro il 2020 e questo sarà possibile attraverso un meccanismo di installazione e di autorizzazione da parte di Roma Capitale molto più semplice rispetto al passato. Abbiamo già tanti operatori che sono interessati a questo regolamento, abbiamo avuto insomma, molte richieste di informazioni, quindi siamo sicuri che quando questo regolamento avrà completato il suo percorso di approvazione, adesso dovrà essere anche approvato oltre che dalla Giunta anche dall'Assemblea Capitolina, avremo un grande successo e finalmente l'infrastrutturazione elettrica che serve per la mobilità elettrica che serve a questa città, ripeto, con un quadro di regole certe che dà anche maggiore possibilità al cittadino di esprimere le proprie esigenze. Infatti all'interno di questo regolamento abbiamo previsto anche in prospettiva, quindi questo avverrà immagino nel corso del 2018, uno sviluppo di una specifica app che dia la possibilità ai cittadini di capire, di dire dove serve la colonnina elettrica. Quindi questa è una innovazione che sarà importante per far sì che chi ha necessità, quindi chi domanda colonnine elettriche, possa essere messo anche a sistema con chi invece produce colonnine elettriche. Insomma, quindi anche su questo fronte Roma è fortemente impegnata, siamo sicuri che nei prossimi mesi vedremo molte novità in questo senso. Vi voglio ricordare che non a caso Roma ospiterà anche l'evento della Formula E ad aprile. La formula elettrica, quindi le auto da corsa elettriche, e sarà sicuramente un evento che porterà e che sensibilizzerà anche la città rispetto al tema di come la mobilità elettrica possa essere anche divertente e possa essere anche veramente completamente sostenibile. Allora, passerei poi a un'altra domanda. Molti di voi mi chiedono cosa state facendo sul tema della ciclabilità. E su questo devo dire che questo anno e mezzo trascorso ha dato vita a tantissimi progetti, progetti che evidentemente in questa città e in questo numero non c'erano mai stati. E questo lo vediamo, purtroppo la rete della ciclabile qui a Roma è ancora una rete molto molto limitata. Però posso dirvi che stiamo innanzitutto agendo su tre strade molto importanti, quindi parliamo di tre ciclabili molto estese e che hanno una rilevanza perché connettono di fatto le periferie al centro. Parliamo innanzitutto della pista ciclabile di Via Nomentana. Via Nomentana quindi collegheremo di fatto Piazza Sempione fino a Porta Pia con una ciclabile che avrà un'estensione di 3,8 km circa. I lavori partiranno al 7-8 gennaio circa, quindi prevediamo che questo cantiere, quando lo vedete aperto, sarà sicuramente un inizio di questa ciclabile importante, anche perché sappiamo che questo intervento, questa infrastruttura, la popolazione locale l'ha voluta fortemente e sono in realtà 20 anni che i cittadini di quel quadrante chiedono una ciclabile su Via Nomentana. Quindi saremo ben contenti a gennaio di inaugurare questo nuovo cantiere. Posso darvi anche qualche informazione su Via Tuscolana, la ciclabile quindi che sarà sviluppata su Via Tuscolana circa da Arco di Travertino fino a Cinecittà. Anche questa è una ciclabile di circa 3 km, che sarà anche l'occasione di riqualificare la carreggiata, di riqualificare, di cambiare un po' profilo a Via Tuscolana. Anche questa è una ciclabile sicuramente importante che sarà messa a gara entro la fine dell'anno. Vi parlo poi anche di un'altra ciclabile molto importante che è quella di Via Prenestina. Via
Via Prenestina è molto estesa, stiamo parlando di circa 5 km, e sarà messa a gara entro i primi 3 mesi dell'anno, del 2018. Quindi anche su questo stiamo andando avanti in maniera molto, molto veloce. Parlo anche poi del Grab, sapete che abbiamo avuto una presentazione in settimo municipio qualche settimana fa del progetto Grab. Il progetto è un progetto molto importante, sarà una ciclovia che nasce con la vocazione turistica, ma che invece dovrà essere destinata anche all'uso quotidiano. Sono 44 km di ciclovia che passerà alcuni dei punti più importanti della città, sia nelle parti più centrali, parliamo del Colosseo, ma anche in parti più periferiche, come ad esempio al Quadraro, dove ricordo al Quadraro sarà anche realizzata un'isola ambientale. Insomma, quindi diciamo, stiamo mettendo un po' a sistema anche tutte le possibilità che dà la mobilità sostenibile, isola pedonale, ciclabile. E mettiamole tutte a sistema. Oltre questo, vi dico anche che abbiamo dei progetti in una fase ancora un pochino precedente rispetto a questi che sono ormai progetti maturi. Parliamo, non so, del prolungamento della ciclabile Monte Ciocci, anche questa completamente già finanziata. Parliamo della ciclabile di Via Labicana, che è in corso di progettazione, ma anche di altri rammandi tra ciclabili esistenti che avranno il compito di consentire anche a chi fa spostamenti sistematici in bicicletta di poter percorrere la città in tutta sicurezza. Oltre alle ciclabilità, mi chiedete anche di un altro tema. Davide Lucia mi dice: la Roma Lido, con lo stadio, che cosa succederà? Allora, l'occasione dello stadio è l'occasione anche per rinnovare e potenziare il servizio sulla Roma Lido. Sappiamo che è un servizio che al momento si caratterizza da come dire, un'infrastruttura piuttosto vecchia. Ebbene, questa sarà l'occasione innanzitutto per comprare nuovi treni. Considerate che in relazione allo stadio sono state messe a disposizione 45 milioni per l'acquisto prioritariamente di nuovi treni e in parte eventualmente anche la manutenzione dei treni esistenti. E poi vi ricordiamo che l'obiettivo è quello di far sì che questa ferrovia possa essere trasformata in un sistema metropolitano di fondo, e proprio per questo ci sono delle risorse che sono state stanziate dal Ministero, parliamo di 180 milioni che sono ora nelle mani della Regione Lazio, la quale quindi con i tempi e con le modalità che riterrà più opportune dovrà effettuare questi lavori di manutenzione sull'infrastruttura. Quindi in sostanza quello che posso dirvi è che l'occasione dello stadio è stata l'occasione per dare alla città nuovi treni e quindi anche un servizio sicuramente migliore. Passerei poi a un'altra domanda. E qui mi si chiede: assessore, non si sente più parlare del progetto di trasformazione di Viale Marconi. È ancora valido? Certamente sì. Quello che posso dirvi è che i nostri tecnici stanno lavorando per il progetto definitivo di questa iniziativa, un'iniziativa molto, molto interessante e che vedrà anche in questo caso una trasformazione radicale della carreggiata della strada di Via Marconi. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di eliminare spazi riservati alle auto private e ridare questi spazi quindi ai cittadini attraverso forme diverse. Quindi parliamo appunto in questo caso di una corsia preferenziale dedicata ai bus, parliamo anche di una corsia ciclabile anche per gettare le basi e poi per avere quello che sarà un passaggio di un tram, perché anche il tram su Viale Marconi è uno dei punti fermi che è stato inserito come opere all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile. Quello che posso dirvi quindi è che questo progetto di Viale Marconi andrà in conferenza dei servizi entro i primi mesi del prossimo anno, quindi insomma stiamo andando avanti anche su questo fronte. Quello che farei adesso è di guardare un po' se ci sono domande in diretta, facciamo un aggiornamento e vediamo. Quindi raccogliere qualche altro commento, qualche altra domanda. Allora vediamo un po' assieme se ci sono altre osservazioni. Allora, si chiede anche, vedo interessante, del bike sharing in effetti. Non l'ho ricordato poco fa parlando di ciclabilità, posso dirvi che a Roma attualmente abbiamo due servizi di bike sharing, due servizi di bike sharing a flusso libero. Quindi cosa significa in questo caso? Significa che qualsiasi cittadino che si registra
all'app di queste due aziende che forniscono un servizio molto innovativo che è già stato sperimentato in alcune città in Europa e ora è arrivato anche qui. Posso però anticiparvi anche che stiamo lavorando su un regolamento specifico per quanto riguarda il bike sharing a flusso libero, perché abbiamo visto che purtroppo a volte capita che le biciclette siano oggetto di atti vandalici, possono essere rubate. Quindi stiamo immaginando un nuovo regolamento in cui noi individueremo delle aree di sosta che saranno evidentemente sorvegliate, che quindi dovranno ridurre al minimo questo rischio di poter vedere atti vandalici appunto, o furti di biciclette. Insomma, questo regolamento contiamo insomma, di terminarlo da qui ai prossimi mesi e siamo convinti che potrà dare un nuovo assetto anche a un servizio come il bike sharing a flusso libero. Vedo poi un'ultimissima domanda che riguarda la tessera mensile ATAC ridotta per gli anziani. Carlo Bianco mi dice, ci sarà ancora anche per il 2018? Mi dico di sì, ve lo confermo. Abbiamo approvato in giunta proprio qualche giorno fa una delibera in cui rinnoviamo gli abbonamenti totalmente gratuiti. Oggi è finito, continuate sempre a scriverci.